Grazie Sara. Gris lo conoscete tutti questo testo, nuovo della drammaturgia americana. È la storia di questa preside della high school, della Ryder High School, che si chiama Miss Lynch. È un libro di formazione, è la storia, lei ha l'obiettivo quello di fare, di organizzare questa magnifica festa nella sua scuola, di riuscire a portare l'idolo che lei ha sempre detto, che è Vince Montaigne. Ci succedono molte cose, povera Miss Lynch, però la provvidenza, diciamo, questa cosa, l'aiuta e riesce a organizzare la festa in diretta nazionale. Non è a lieto fine, perché durante questa festa c'è il concorso internazionale e il concorso lo vince la studentessa di un'altra scuola, della San Bernadette. Ecco, da quel momento di Miss Lynch non si sa più nulla, quindi finale aperto. E quindi questa tragedia americana che comunque è un po' così. Accanto a questa storia ci sono altre micro storie del tutto insignificanti, del tutto trascurabili, e tra gli interpreti minori di questo spettacolo c'è Floriana Monici, che è una splendida, per quanto ministra la carizia. Buonasera a tutti, io sono l'ultimo nome in cartellone e sono molto felice di fare parte di questo grandissimo progetto e soprattutto di seguire durante lo spettacolo la storia di Miss Lynch, che è avvincente. E ogni sera è molto emozionante perché c'è un momento drammatico di quando appunto Ciaccia di Gregorio vince la festa. Adesso facciamo finta di non aver mai fatto questo sketch, ricominciamo con Floriana. Floriana, da quante stagioni interpreti Rizzo? Quante repliche di Cris? Allora, io interpreto Rizzo da data precisa non lo so, e Cris... 2 febbraio 1998. Grazie Mauro. Simone, hai detto 2 febbraio? 2 febbraio 1998. Grazie. Dal 99, ecco, ero nel primo cast della Cucarini e poi sono passata di cast sotto quelle parrocche, insomma, ecco. Quante repliche più o meno? Questa è una domanda difficilissima, non lo so. No, forse di più. No, di più, di 300 sicuro, siamo sì. Di 600 repliche. È rimasto solo lo schermo dell'interprete. Ma va benissimo così. Quindi grazie per questa nuova lettura di Gris che non avevamo mai visto. Gris si conferma una grande festa, uno spettacolo che conquista tutti quanti, nessuno nel pubblico riesce a... Certo, è la cosa giusta, è la verità. Anselmo ha detto, passiamo Gris, ti va... il maestro è il mio maestro, sono mio papà. Teatrale, guarda che ci fosse anche tu, eccetera, eccetera, io un po', non in questo modo, un po' linciano, però diciamo, però ero un po' dubbioso, anche perché c'è chi si considera Gris una tremenda cazzata, e se cominciamo a pensare che un testo teatrale è una tremenda cazzata, verrà sicuramente una tremenda cazzata. E c'è chi pensa che sia uno spettacolo esclusivamente leggero, ok? E facile, e non è, però se lo facciamo leggero e facile è un casino. Per cui io avevo tutti i miei casini in testa. Io abito al di là di questa cosa, un meraviglioso posto che è Milano Fiori Nord, e ero in ritardo per venire in ufficio una mattina da Alessio qui in teatro. E mi sono